Grazie. Lascerei la parola a Emilio. Bene, siamo entrati, diciamo, un po' più nello specifico. Giorgio ha appena citato alcuni casi particolari. Allora, andiamo con ordine. Allora, la chirurgia pediatrica effettivamente è uno di quegli elementi, di quei servizi che sta risentendo qui proprio di quella mancanza di pianificazione regionale che, a cui facevo cenno prima. Cioè proprio è mancato in questi anni la mancanza di un piano sanitario che si faccia carico di tutte le esigenze di tutti i territori della Sardegna, di modo che da poter distribuire quelle che sono le risorse, come dicevo prima. La Sardegna, diciamo che mi trovo leggermente in disaccordo con Giorgio sulla volontà, ecco, nella precedente amministrazione di centrosinistra, come ho già detto prima, con tutti gli errori anche fatti in questo territorio, anche molto importanti, però esistita almeno una volontà e una capacità di pianificazione. Poi magari non c'è stata la possibilità di attuarla appieno, è stata magari disattesa anche da alcune amministrazioni locali. E quindi dicevo, la chirurgia pediatrica è uno di quei casi veramente dove, giustamente come diceva anche Giorgio, noi avevamo qui una realtà, abbiamo tuttora una realtà molto importante che è stata sicuramente depotenziata e che in quel piano invece sanitario era stata tenuta in considerazione. Consideriamo anche che la Sardegna, rispetto a quei parametri, diciamo, a cui si deve fare riferimento, ha anche delle caratteristiche territoriali particolari. È chiaro che se consideriamo 2 milioni e mezzo di abitanti nella pianura padana, nel raggio di 100 chilometri, non è la stessa cosa di 1 milione e mezzo di abitanti disseminati in una regione piuttosto ampia, con territori aspri, con una viabilità che sappiamo in alcune zone essere abbastanza complicata. Credo che in una pianificazione regionale si debba tenere conto anche di queste cose e si deve tenere conto, secondo me, anche di una particolare situazione anche economica del Sulcis Iglesiente. Con questo non voglio dire che la sanità deve essere uno sbocco, perché la sanità è un servizio, quindi il ruolo principale non è quello di dare posti di lavoro. Ovviamente indirettamente dà anche i posti di lavoro ed è importantissimo, però in realtà è quella di rispondere a dei servizi in maniera moderna ed efficiente. Quindi io credo che anche comunque una valutazione di questo tipo debba essere fatta. Direi anche che poi bisogna imparare anche come comunità anche ad acquisire però alcuni concetti cui prima stavo già accennando. Intanto, come è cambiata anche ho già detto prima, il modo di fornire alcuni servizi, e bisogna anche acquisire che alcuni servizi, per essere definiti moderni ed efficienti, devono rispondere a certi requisiti. A certi requisiti che devono rispondere a loro volta a criteri di alta professionalità e di impegno di risorse notevoli. Per cui è facile capire come in un territorio come il nostro si debba pensare a una distribuzione razionale di questi servizi. Ricordatevi che noi stiamo parlando per esempio di Iglesias, dove è stato sicuramente chiuso un ospedale, però anche a Cagliari sono stati chiusi due ospedali, il Binaghi e il San Giovanni di Dio sono stati praticamente chiusi, ormai non funzionano più come ospedali. Quindi è in atto tutta una serie di rimodulazione che però a monte manca di una pianificazione razionale. Ecco, questo quindi io direi che siamo questi 4 anni e mezzo di amministrazione politica del centrodestra regionale sono stati da questo punto di vista veramente totalmente persi, cioè nel senso che non abbiamo, stiamo andando praticamente alle prossime elezioni regionali, ci hanno promesso macro aree, ci hanno promesso riaccorpamenti, cioè non abbiamo visto niente. La situazione anche degli ospedali periferici è praticamente uguale, se non peggiorata. E andiamo a vedere, dicevo prima, qual è il ruolo della
ecco, dell'amministrazione comunale. Un po' accennavo già prima, cioè il ruolo ovviamente di rivendicazione, ovviamente che però di rivendicazione solamente non sarebbe sufficiente, nel senso che deve entrare a far parte di quel sistema, diciamo, di rapporti istituzionali che partecipa attivamente a questa programmazione. E poi questo, quindi rivendicare quindi una pianificazione, credo che sia la cosa fondamentale, perché se, come in tutte le, diciamo, gli aspetti della politica, fare buona politica, buona amministrazione significa pianificare, avere una visione strategica degli obiettivi che si vogliono raggiungere, e quindi ovviamente dopo aver raccolto i dati necessari per sapere quali obiettivi bisogna raggiungere. E questo credo che debba essere, diciamo, una caratteristica di qualunque buona amministrazione. E l'altro aspetto invece che vorrei, e che di questo effettivamente è proprio un punto fermo, diciamo, della nostra eventuale possibilità di amministrare, quella comunque, in attesa anche di una riorganizzazione in cui la comunità deve essere partecipe, capendo anche queste caratteristiche della, diciamo così, di una visione moderna della sanità, dicevo, però un altro aspetto di cui effettivamente bisogna farsi carico è di quello di risolvere alcune emergenze importanti che ci sono diciamo nella sanità cittadina. Ci sono sicuramente delle carenze strutturali importanti per quanto riguarda la medicina dell'urgenza e emergenza, nel senso abbiamo il pronto soccorso che sicuramente deve essere rivisto subito, anche, diciamo, prima che si arrivi poi a una riorganizzazione in un unico ospedale, come dovrebbe essere. Vi sono alcune emergenze, quali per esempio a cui dovremmo cercare di stimolare, ecco, le attuali direzioni, quali per esempio l'assenza 24 su 24 di figure professionali come i cardiologi. Ecco, questa è in un ospedale che gestisce l'urgenza, l'emergenza quotidianamente, è una carenza che bisogna colmare immediatamente, al di là di quello che sono poi le riorganizzazioni future. Questo, io credo che anche di questo un'amministrazione comunale si deve fare carico. E, niente, per adesso mi fermerei qui, poi continuiamo.